Ciao a tutti, io sono Aurora Cremisini e oggi vi parlerò della musica rap e hip hop. Buon ascolto! La musica hip hop, anche nota come musica rap, è un genere musicale nato negli Stati Uniti d'America negli anni 60, caratterizzato da una musica ritmica, da differenziare dal rapping propriamente detto, che è un discorso ritmato e pronunciato in rima. Il rap già era praticato in una forma molto rudimentale, ma da quando è diventato una delle discipline fatte proprio dall'hip hop, si è sviluppato enormemente. Il concetto culturale di hip hop si differenzia da quello più specifico di musica hip hop, in quanto è definito da quattro elementi stilistici caratteristici: rapping, scratching con giradischi, breakdance e graffitismo. Altri elementi di questo stile musicale includono il campionamento di beat o le linee di basso dei dischi, o basi e suoni sintetizzati e beatboxing ritmico. Sebbene spesso usato per riferirsi esclusivamente al rapping, il termine hip hop denota in modo più appropriato la pratica dell'intera sottocultura. Il termine hip hop è spesso inteso come sinonimo del termine musica rap, anche se il rapping non è un componente esclusivo della musica hip hop. Il genere, infatti, può anche incorporare altri elementi della cultura del movimento, tra cui DJing, turntablism, scratching, beatboxing e tracce strumentali. Dei cantanti hip hop rap sono Eminem con The Real Slim Shady. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. And started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? Nicki Minaj con Super Freaky Girl. E Tyler the Creator con New Magic Wand. Per oggi è tutto. Seguiteci sui nostri social e ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!